Victor Von Doom, ovvero il Dottor Destino, uno dei supercriminali più amati dell'universo Marvel, diventa protagonista di un romanzo interamente dedicato a lui, si intitola Il Tormento dei Doom. Nato esattamente 60 anni fa, nel 1962, dalla fantasia di Stan Lee e Jack Kirby, il Dottor Destino è un personaggio straordinario, tanto profondo quanto spietato. Versione marvelliana dello scienziato folle e malvagio, lo stregone Victor Von Doom si porta dentro il tormento per la morte della madre, una strega che ha fatto un patto con Mefisto, sacrificando la sua anima in cambio dei poteri per salvare il suo popolo. Insomma, un personaggio che sotto certi aspetti ricorda uno dei sovrani maledetti delle tragedie shakespeariane. E proprio l'ossessione di poter un giorno salvare l'anima di Cinzia von Doom dalla morsa degli inferi fa da incipit al romanzo, un'alleanza come solo poche ce ne sono, con la saggia e solitaria Maria von Helm, gli fornisce la chiave per la sua ultima invenzione, ovvero fondendo scienza e magia, il Dottor Destino riesce nell'impresa di creare il Tormento, una macchina diabolica che aprirà una breccia nell'aldilà, dandogli la possibilità di liberare l'anima della madre.